Allora, oggi mi faccio sentire spesso. Mi è arrivata poco fa una PEC, non vi dico da chi, da cosa e come, con una richiesta di pagamento per quanto riguarda la diffusione di suoni in ambiente. Uno, sentite, non ci sta nessuna musica diffusa. Quindi non ci stanno manco casse. Lo faccio vedere. Cioè, vedete? Cioè, non ci stanno casse, non ci stanno niente. Io sta musica, da dove la dovrei trasmettere? O come la dovrei trasmettere? Cioè, qua telecamere, faretti, eccetera, eccetera. Ma non ci sta niente di musica. Cioè, manca il PC della musica, guardate, ci saranno anche le casse per il computer. Cioè, non tengo niente. Cioè, non ho abbonamenti a servizi musicali, non ho niente. Cioè, non trasmettono né musica né niente. Non vendo cose musicali e nient'altro. Quindi, beh, cioè, è da pazzi, cioè, a chiedere circa 170 euro per la diffusione di musica. Ma che cosa? Cioè, qua la musica? Che i telescopi fanno la musica, mo? Mi ricorda come un mio vecchio parente, no? Cioè, un mio vecchio parente, un parente ancora esistente, che aveva un negozio di Innimo e gli arriva una società che gli chiede il compenso perché lui deteneva la musica. Alla fine a barzelletta esce a barzelletta e dice che vendo la musica nelle mutande. Cioè, scusatemi il dito. È la stessa cosa qua. Cioè, questi ogni anno si inventano qualcosa per fregare soldi. Mo non lo so. Ho provato a rispondere alla PEC, ma la casella è piena. Chissà quando ne hanno mandate. Cioè, sono un negozio così, cioè, la musica chi se l'ha da sentire? Seppur mi sentissimo una, non se me la sento io, ma non quando stanno i clienti. Ma mi manca la musica, cioè, chi me lo detta che sta a sentire la musica? Poi nel negozio che so che poi in un'attività aperta a pubblico dovrei pagare delle tasse, mi metto a pagare le tasse, altre cose, altre spese. Non lo so. Scrivetemi quello che ne pensate. Ciao.